Ragazzi, Inghilterra arriva prima, ma soprattutto la seconda. A scontrarsi con l'Olanda ci andrà proprio. Ci andranno gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che vincono contro l'Iran 1-0 con gol di Christian Pulisic. Minuti finali del primo tempo, tipo 41esimo. Sull'accio di McKennie per l'inserimento di destro. Pezzo stranamente da Taremi. C'era Taremi su destra. Mette in mezzo, arriva Pulisic che va addosso anche a Behrend Bando. Si fa anche male, non può festeggiare il gol. 1-0 che rimane 1-0. Iran un po' confuso all'attacco, ma Queiroz. La ricombinata grossa perché si è presentato con un 4-4-1-1. Inspiegabile, non 4-4-2 e soprattutto ha tolto Asmund dopo 45 minuti. E mentre Godos, che sì, avrà dato qualche sgasata in più di Asmund, però Godos è Godos, Asmund c'ha qualità, Godos no, Godos corre e basta. Taremi praticamente isolato. Taremi, quello con più qualità, è rimasto in campo, ma isolato da tutto e tutti. E quindi, ragazzi, vittoria meritata degli States, nonostante gli ultimi arrembaggi, nonostante la statistica che 3 dei 4 gol segnati erano stati segnati nei minuti di recupero. Nei minuti di recupero l'Iran porta attacchi sconclusionati dalla parte di Turner. Primo tempo targato States, secondo tempo equilibrato, quindi mi sento di dire che la vittoria di States è meritata. I giocatori dell'Iran hanno cantato l'inno, quindi non dovrebbe succedere niente a livello mediatico, politico. In Iran. Iran esce dal mondiale e bastava un pareggio. Bastava un pareggio perché l'Inghilterra aveva vinto 3-0 contro il Galles. E niente. Passano gli States Olanda e Senegal Inghilterra i primi due ottavi di finale. Prendiamo un attimo. Come andrà domani, in composizione di altri due ottavi di finale per questa prima giornata dell'ultima giornata dei gironi è tutto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale attivando la campanella qui da Danny nell'azzurro è tutto. Peccato perché io tifavo Iran e niente. Però, gli stessi. Sono grande squadra e onore a loro e top.